Ma veramente ti sei rotto il preservativo? Ehi, se te lo sto dicendo, mica, ma mi stai ascoltando? Io ero con una Non prostituta. ci posso credere, figlio Ero con una prostituta che pago. E mi sono preso la Silvilide alla coscia. Silvilide. Silvilide era incoglionito. Cioè, comunque, si è allucinate. Cioè, a 35 anni ancora vai prostitute. Trovati una donna, esci di Oh! più sabato sera, Che Cristo. cazzo sei, babbo mio? Cadigotti di padre, scusa, non voglio parlare male qua in ospedale. Comunque, quello che ti posso dire è di uscire di più sabato sera e datti una calmata. Chica? Ehi! Aio, vieni. Ciao! Aio, cazzo, minchia. Oh! Già se pago gallone. Che modi sono questi? Allora, ti vedi da tu. Già se pago mava. Eh? Cosa? Là che ti ho visto? Che stavi guardando la pillona Tyler nella doccia? Là che è il mio cugino, oh. Allora? Boh. E allora? Boh, io sono 10 anni che ti faccio la corte, come una cazzo di pillona È alluata. proprio questo il problema. Sei una pillona Cioè? alluata. Sei una pillona alluata. E poi tuo cugino Tyler è tanto più figo. No, cazzo! E poi tu ce l'hai anche piccolo. Oh, ma no, ma mi denarasa. Che cazzo di denaro a tu? Che devo... Quanto sa mica mi dica? No, No, questo... e basta. Io non esco con i ragazzi che ce l'hanno piccolo. Basta. No, te te rago su cu, non è nemmeno che cazzo è, di fatto su qua e c'è. Mamma mia, che sfigato che sei. Ma poi te lo dici, ascolta, vai in discoteca con i tuoi amici. Fatti No. accompagnare da Tyler. Ecco che cazzo di denaro. Dai, poi basta, eh. Ti denaro dai, è vero? No, poveretta cosso. Ascolta, di volta scalo e prego su te due, Ma eh. sei pazza, sei tutta matta. No, guarda. Basta. Oh, No, dai, ascolta, dammi almeno ma perché anche a noi siamo, eh. Mo' di chandasa. Dammi almeno una possibilità di parlare con te. È un privato, boh, ci prendiamo una bella camera d'albergo. E io, cazzo. E io, dai! E Pesanti. sei già sei preziosa! Che noisy! C'è, la cazzo! Che c'è? A tu e là, quando dici vuoi, si sei proprio una gallona! Basta! Ho capito che non te la do! Sei pesante come un carro merci, Gesù Cristo illombiti! Là che mia mamma non vuole dare colpi nelle palle. Oh, la mamma! Ti prepara anche il pranzo, la mamma! Non volevo dire questo, guarda che io mi preparo tutto da solo, ci metti scommessa. Sì, scommetto! Tanto la perdi, rincoglionito! Scalla, si sempre determinato Ciao, ricoglionito. rincoglionito! Vado dal tuo cugino Tyler! Scannasi Tyler. Oh gallo! Dunque, hai problemi con questa tua nuova ragazza Marla? Comunque è carina. Dai, raccontami, che tipo di problema c'hai? Scagnosi, non so da dove cominciare. Io ero con mia mamma, capito? Stavamo andando al mercato e io mi dovevo comprare la maglietta di Dragon Ball. Mi stai ascoltando? Sì. Allora, eravamo al mercato e non so, io mi sono innamorato. Ma ti sei innamorato. Eia. Cristo santo, come sarebbe? Boh, mi innamorato. Innamorato? Non ti devi innamorare, perché è questo che non ti fa conquistare la donna che tu vuoi. Lo capisci questo? Devi andare dritto al dunque. No, no, aspetta, non ho capito una pillola. Forse non mi sono spiegato. Allora, o sei tu rincoglionito, o sono io che sto dicendo una vera di cazzate, ma è più probabile la prima. Anche secondo me. Allora, senti a me. Tu devi andare da Marla, però non fargli vedere che la stai conquistando, cioè cerca di essere superiore, non stare là col telecomando a farti le seghe tutto il giorno, perché ti si vede dagli occhi. Guardati gli occhi. Grazie. Mi fanculo, sono viola quegli occhi, cazzo, io ti ho visto, ho detto, ma chi cazzo è questa persona qua? Insomma, non ti ho riconosciuto, sul serio. E vai. No, dico sul serio, e lascia stare mamma, cioè comincia a essere un po' più autonomo, ecco. Cioè, forse sto dicendo una marea di cazzate, ma tu prendi quello
No, mica, tese ragione, scannosi. E calcola che ragazzi come te ne vedo tanti al giorno. No, grazie. No, no, non mi fanno. Ascolta, boh, tutto il giorno io la chiamo, la cerco, però lei non me... Non, sembra che non me ne dà. Oh, cugino, se t'ho t'accallonato, lo sai, mi dispiace dirtelo. Però, te lo devo dire. C'è, Scannoisi. Minchia, mi hai fatto fare tardi. Io? Ehi, a tu. Devo... devo andare da mamma. Basta. E te? Mamma. Mamma? Ti avevo detto di lasciar stare. Ma quando? Oh, cazzo. Allora, quando impari a lasciar stare? Cioè? La mamma. Di cosa abbiamo parlato? Oh, io, dai, prima, lo invece sai. Sì, abbiamo parlato. No. Ti ho detto, lascia stare mamma. Tu invece continui a dire questo nome. Ma sei mia mamma, scusa. Ce l'hai la pillola? E certo che ce l'ho, come tutti gli altri. Perfetto. Cioè, vabbè, magari un po' più piccola, però dai, io... Non è che abbassati mi formo... Abbassati i pantaloni. Cosa? Voglio che ti abbassi quei pantaloni. Ma perché? Perché voglio vedere se ce l'hai piccolo come dice Marla. Ecco, questa non è la mia pillola. Prima di tutto, voi vedete, c'è lui che sta mettendo delle cose dentro una macchina che proietta la luce. E le attacca con lo scotch, le attacca con altre cose. E ci mette una pillola da film porno. Oh yeah! Perché uno farebbe questo lavoraccio del cazzo? Perché c'è gente come me, che è l'amica piccola e si può guardare i film porno quando e come vuole. Così almeno gli altri pensano che tu abbia la chicca grande. No, è vero. Allora, prima di tutto, io non c'ho la chicca così piccola. Invece sì, eredità. Tuo padre ce l'aveva piccolo. No, è vero. Mio padre ce l'aveva più grande della tua. E smettila di guardarmi così. Aio, dai. Questa è una specie di discriminazione contro chi c'ha la chicca piccola. Secondo me i genitori dovrebbero portare i bambini a vedere i film porno. Sta cazzata, come hanno fatto con te sicuramente. Bellini i genitori, non mi cadu. E poi ricorda che l'importante è saperlo usare. Ma c'è cosa c'entra saperlo usare? Boh. Vedi, anche i bambini piangono. Non è un cosa. E poi, lo vedete, lui fa il cameriere al margine rosso per arrotondare, ma non guadagna un cazzo. Ah, è questo che ho imparato alla Bocconi. Ma t'hanno a casa imparato, se si non ti spacciao. E dillo che sei geloso che Marla vuole a me, dillo. Michi, non lo so, che cazzo ci trova Marla in un tipo come questo? Boh, non lo so. Te lo dico io cosa ci trova. Che io sono bello e tu no. Ma te cazzo. Ascolta, no, non te la faccio vedere. Dai, solo un secondo. No. Ma perché? Non lo dica nessuno se ce l'è piccolo, dai, fammelo non vedere. Non ce l'ha così piccolo. E invece sì, se Marla ha detto questo vuol dire che te l'ha visto sotto la doccia. A me l'ha visto e non me l'ha detto, quindi dai, abbassati i pantaloni. Dai, due secondi, Erminio, Chris. Ti ascolto pure, no. Ma dai, non ci vede nessuno, cosa te ne frega? Dai, abbassati i pantaloni, dai. Dai, ma che sembriamo due finocchi. Vedi? È questo. Che intasinerebbe. No, è questo il problema. Sei mezzo finocchio, se non me li fai vedere sei finocchio. Ah, scherzi, no, così... Te lo faccio vedere il finocchio! Villa bagassa! Ah, ma sei che bandita scimprai? Oh, mi hai fatto male! Che cosa ci cade? Ma perché mi hai dato un pugno sull'orecchio, Cristo? Mica, praticamente è colpa tua! Su Villa bagassa! Cazzo, ti sei fatto male? Mica mi hai beccato il coglione sinistro. Perché scusa, mi devi solo fare vedere. No, lascia. Dai, fammela vedere adesso, dai. Me la fai vedere? No. Dai, no. Solo due secondi. Già, nasi. No. Fammi vedere la tua. No, prima tu. Prima tu, dai. Fammi vedere tu allora. E allora ci prendiamo a pugno. Oh, cazzo. Porca deraia. Ma porca breghese. A te, gallone. Che puttana. Bastardo, io cazzo. E non me l'hai vista la pillona.